Maltempo in Emilia-Romagna. L'Emilia va letteralmente di sott'acqua, la situazione risulta critica, o meglio disperata. Tra l'altro, vi ricordo che a Cesena è esondato il fiume Savio. Circa 1.000 gli sfollati in tutta quanta la regione, viene messa a rischio la Formula 1, i fiumi sono addirittura letteralmente impazziti. Questo maggio è iniziato molto male, da ormai più di 15 giorni a questa parte. Infatti, alluvioni, maltempo, una situazione emergenziale per tutta la regione Emilia-Romagna. La situazione continua a precipitare, le condizioni climatiche, o meglio le condizioni meteorologiche, risultano infatti avverse e già è stato aperto, diciamo così, lo stato di emergenza e di allerta per quanto riguarda la città di Bologna, di Faenza e tutte quelle città che si trovano proprio in Emilia-Romagna. C'è il rischio a Bologna che il Ravone venga a risondare tra qualche giorno o già oggi in giornata. Il maltempo dunque non mola la presa sull'Italia, soprattutto nell'Emilia Romagna che, ripeto, viene colpita in una maniera abbastanza drammatica da questo maltempo. La situazione ovviamente è brutta, non è bella, e il sindaco proprio di Bologna ha fatto sapere che bisogna andare a abbandonare i piani terra, in quasi già in migliaia, e a Ravone, sì, scusatemi, a Bologna, a Ravone rischia di esondare. Dal narratore italiano è tutto, ciao a tutti.